Fratelli carissimi, buongiorno. Anche oggi il Signore ci aiuta attraverso questa parola a entrare nel combattimento di tutti i giorni contro il nostro nemico, il nemico della nostra felicità, il nemico del compimento della nostra vita. Combattimento con il demonio. Oggi appare molto chiara una tentazione, la stessa che a cui è stato sottoposto il nostro Signore Gesù Cristo nel deserto, quando è stato portato dal demonio sul pinnacolo del Tempio e invitato a gettarsi giù per compiere qualcosa di straordinario di fronte a tutti i suoi fratelli del popolo di Israele radunati nel Tempio in giorno di sabato. Lo straordinario che avrebbe obbligato, indotto le persone a credergli, ad accettarlo come Messia. Figurati, uno che viene da Nazareth, esattamente come oggi appare nel Vangelo. Può venire qualcosa di buono da Nazareth? Il Messia non viene dalla Galilea, il Messia viene da ben altri posti, il Messia è qualcosa di prodigioso, qualcosa che è uno che sovvertirebbe tutta la realtà, cambierebbe la storia. È sempre la stessa cosa, sempre la stessa tentazione. In fondo farsi Dio della propria vita, farsi Dio della propria famiglia. E siccome questo non avviene mai, allora la frustrazione, allora il giudizio profondo che abbiamo dentro e che coviamo contro Dio, contro la storia e contro le persone. E ci sentiamo frustrati profondamente, perché anche noi, come i capi del popolo, come alcuni farisei, non possiamo sopportare l'idea che la nostra vita resti così com'è. È una maledizione, e la maledizione vera non è quella che i capi del popolo pensano sia toccata in sorte a quelli del popolo che sono ignoranti, che non conoscono la legge. La vera maledizione è non vedere l'amore di Dio nella propria vita, non vedere la propria vita come un'opera della misericordia, dell'amore, della provvidenza di Dio. Bene, tu probabilmente oggi sei così, oggi, ieri, sicuramente stiamo così, sicuramente abbiamo qualche cosa nella nostra vita che non mandiamo giù e che ci induce a giudicare Dio, a giudicare noi stessi, a giudicare la storia, a giudicare i fratelli, a disprezzare e a vivere in una mormorazione costante. Bene, oggi c'è una buona notizia per te. Sai qual è la buona notizia? Che il Messia, il tuo Salvatore, viene proprio da Nazareth, e Nazareth è la tua storia, Nazareth è la tua città, Nazareth è la tua debolezza, Nazareth è tutto quello che ti è accaduto fino ad oggi. Gesù è stato 30 anni in silenzio a Nazareth. Ciò significa che Gesù è stato 30 anni nascosto e silenzioso nella tua vita fino ad oggi, fino ad oggi, perché tu potessi giungere a questo giorno ad ascoltare questa parola con orecchie nuove, ad ascoltare uno che parla come nessun altro mai ha parlato. Gesù parla il tuo dialetto, parla il dialetto di Nazareth, parla il dialetto della tua debolezza, parla il dialetto di te che ti senti maledetto, che ti senti sfortunato, che ti senti ingiustamente trattato dagli uomini e da Dio. Gesù si è fatto peccato per te, Gesù si è fatto maledizione per te. Gesù parla con la tua stessa carne, parla la tua stessa lingua, per questo può parlarti oggi, per questo nessuno ha parlato mai come lui, perché nessuno ha potuto parlarti di amore con le parole vestite con la tua stessa vita, con le parole decodificate nell'unica lingua che tu puoi capire,
quella che non ti giudica, quella che non ti disprezza. Coraggio, così ti dice il Signore oggi, al fondo del fondo di te stesso, lì dove tu sei più amareggiato, dove sei più adirato, dove sei più pieno di mormorazione, lì c'è Cristo. Lascia, basta. Io ho preso tutto su di me. Io ho combattuto col demonio e ho vinto. Tu hai, il demonio ti ha vinto tante volte, vero? Ti ha ingannato, vero? Bene, oggi lasciati amare da me. Io ti amo così come sei, io amo te. Io non ti ho mai giudicato, ti ho lasciato libero, ma non ti ho mai abbandonato neanche un istante. Io vengo dalla tua città, io vengo dalla tua famiglia, io sono tuo fratello. E come tuo fratello, con la tua stessa carne, sono entrato nella tua morte, ma sono uscito vittorioso, capisci? Per questo ti posso parlare con la lingua, con la tua lingua, dicendo le parole che tu vuoi ascoltare, che tu aspetti di ascoltare. Ti amo, ho vinto la morte, la tua vita è meravigliosa. Se tu oggi avrai questo incontro con me, vedrai tutta la vita come una sinfonia d'amore. Tutto si illuminerà, perché in tutto vedrai la estrema bontà, tenerezza, pazienza, misericordia di Dio. Io, tutto è stato perché tu potessi incontrarti oggi con me, per ascoltare queste parole che nessuno sa dirti, che nessuno, perché tutti ti lasciano, tutti ti abbandonano, tutti, nessuno riesce a venire ad andare con te quando ti perdi, quando sei insopportabile anche a te stesso. Io invece no, io ti conosco, ho imparato, vivendo accanto a te, chi tu sei. Avendo la tua carne, ho imparato come mettere dentro la tua carne la vita divina. Accoglimi e farai la Pasqua vera. Accoglimi e vedrai apparire la vita laddove pensavi che c'era solo morte. Buona giornata.